Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale, il giardino ai piedi dell'Etna. Oggi sto facendo un altro video, fai da te, della mia lavatrice, che potete trovare diversi video che ho fatto. Ho sostituito questo interruttore che si era bruciato, poi ho fatto sempre il video dell'elettroseratura, che l'ho cambiata. Ho cambiato anche la prima volta la membrana, diciamo, e poi ho dovuto comprare tutta l'elettrovalvola dove entra l'acqua. C'era la membrana che era un po' crepata, invece non faceva aprire molto l'acqua, e l'acqua passava solamente dove c'era il foro, diciamo, quella crepa della membrana, che è una membrana che si apre e si chiude l'acqua. E perciò passava l'acqua, ci voleva un giorno per riempirsi il cisterno. L'acqua scorreva piano piano. E ho dovuto comprare tutta l'elettrovalvola. E già, quella l'ho fatta già, penso qualche 5 anni fa l'ho fatta, il primo lavoro di questa lavatrice. Questa lavatrice è del 98, ovviamente già 25 anni. E i problemi che, diciamo, che ha avuto degli anni, ovviamente, e poi le cose si vanno a consumare, a rovinarsi, diciamo. È stato solamente l'interruttore e l'elettroseratura che ho fatto. Ora sto facendo questo video per cambiare la gomma, perché non ha più tenuta, diciamo, non ha più tenuta a vetro, a sportello dell'oblò, che non tiene più, e correva un pochettino di acqua qui sotto. Perciò è questa qua che si è usurata, no? Che non tiene più. Sto vedendo questa condizione, ovviamente ha 25 anni, certo, è fatta ovviamente con tutti i sacramenti, una buona condizione, e oggi l'avrò a cambiare. Non è né spaccata, vede solamente di qui sotto, che non tiene più, diciamo, a sigillare il vetro, e usciva l'acqua di qui sotto quando era pieno. Ovviamente questa condizione, come l'ho comprata, è una condizione normale. C'è la fascetta quella di plastica, che ora vi farò vedere come si toglie. Ovviamente ci sarà un'altra fascetta all'interno che tiene la condizione all'interno, e quella sarà di metallo a molla, insomma, in base alle lavatrici ha la sua, diciamo, la sua forma. Alcuni hanno anche delle pipette, diciamo, di gomme che escono, hanno un'obbligazione di mettere dove c'è. Alcuni hanno anche la pipetta, questa cosa di gomma, per mettere la lampadina all'interno, o il spiato. Insomma, ci sono diverse lavatrici che hanno questo tipo di gomma particolare. Questa è una condizione normale, anche se c'è, diciamo, questa qua. È un obbligo, diciamo, come metterla. Questa la potete mettere come volete, perché i fori sono tutti aperti. I fori sono tutti aperti, perciò non è, perché i fori aperti devono stare qui sotto, in modo che l'acqua di qua poi scende nella vasca, non, insomma, non risiede qua l'acqua. E questa è un'altra cosa. Io, se volevo, questa qua la potevo anche girare, questa la potevo qua. Però, visto che già la condizione è vecchia, è piena di muffa, insomma, ha i suoi anni, perciò io ho convenuto cambiarla. Ovviamente originale non lo so se la fanno, e costa di più, e ho dovuto comprare questa qua che si adatta a questo modello di lavatrice, che mi è costata 15,50 euro circa. E niente, ora io la vado a mettere, vi farò vedere come si va a cambiare. Vorrei dire, anche se è lungo un pochettino il video, questa è una cosa importante che tutti devono sapere. La cosa importante è che noi, a parte, non c'entra niente con la condizione, di pulire spesso il filtro, perché il filtro si è otturato da diversi problemi. Di pulire sempre, anche 2 volte al mese, il filtro. Si abbassa, si svita, ovviamente, se poi perde, diciamo, nella condizione, col tempo perde acqua, si può cambiare, diciamo, la cartuccia, il bullone, diciamo, dove viene messo il filtro. Queste le vendono. Poi una cosa importante c'è di pulire sempre spesso i buchi che ci sono dove cade l'acqua, perché con i calcari si possono otturare. Questo è un altro problema che alcune persone hanno, perciò, e si deve pulire con uno spazzolino quotidianamente, anche con un pochettino di bicarbonato per togliere via callo, insomma, quello là che sono anticalcari. Per pulire sempre i fori, diciamo, che l'acqua scende, non ha, non,
che l'acqua, diciamo, non trova ostacoli e scende benissimo. Poi di pulire sempre il filtro dove entra l'acqua, che c'è la reticella, ci possono essere pietre e scende piano piano, entra piano piano. Insomma, queste sono cose importanti che uno, la manutenzione che deve fare quotidianamente. Io un consiglio che vi do, controllare sempre il filtro, perché a volte l'acqua mi entra piano e può dare la coppa e la lavatrice, invece c'è il filtro, diciamo, la reticella che trattiene, diciamo, pietre e altre cose che c'è dell'acqua e impedisce, diciamo, di entrare l'acqua. Perciò pulire sempre, questa è una cosa importante. Allora, prima di iniziare, io ho fatto diversi lavori, come vi ho detto, che potete trovare se mi vedete sul mio canale. Prima di iniziare a togliere la connessione, seguitemi attentamente, ora io mi metto quanto di più possibile che voi potete vedere e meglio è. Se vi porta fastidio lo sportello, lo potete svitare. Qua ci sono dei, diciamo, dei bulloni, delle vite a bulloni che saranno forse 8 o 10. Insomma, svitate, a me fastidio non me ne porta perché è distanziata la connessione. Ora l'unica cosa che ora andiamo a fare è di togliere la fascetta qua. Questa qua fascetta può essere sia di plastica come questa qua, che uno la può stringere poi con una chiave così. E ora andiamo a estrarre con un cacciavite, ora vi farò vedere, metto la telecamera bene in modo che potete vedere. E a volte direi di qua la fascetta può essere di metallo con una molla che si aggancia, diciamo, all'occhiello della molla e si esce piano piano. E ora vi farò vedere piano piano. Allora, prima di iniziare io, prima ancora ho lubrificato, diciamo, con un po' di detersivo dei piatti con il dito, così tutto attorno, dove viene incassata, diciamo, nell'oblò, diciamo, nella vaschetta dell'oblò. Ovviamente la connessione è incassata nella vaschetta, no, nell'oblò che gira, nella vaschetta che è fissa. E questo qua è l'oblò che gira. Va bene, ora vi farò vedere come si smonta e poi vi farò vedere come si monta. Insomma, è facile, seguitemi se avete la capacità di fare questi lavori la comprate con 15 euro, fate un lavoro. Ovviamente se chiamate un tecnico ci vuole di più, però se voi avete la capacità di fare questi lavori è facile facile. Ripeto, ogni lavatrice ha la sua guarnizione, i suoi meccanismi di dentro, la sua obbligazione di metterla con la freccia. Questa, anche se c'è la freccia, non è obbligata a metterla per forza così. La potete mettere come volete, perché quello che conta sono, a parte l'obbligazione, diciamo, quello che conta sono i fori. Come questi fori, per esempio questi qua, i fori penso saranno solo di qui sotto, però questa qua l'ha tutta forata, è tutta forata qui fuori, state vedendo, è tutta aperta, tutta forata, perciò la potete mettere come volete. Ripeto, ora vediamo, casomai io la metto come esce, la metto poi come esce la condizione, ora vedo che cosa c'è all'interno, se c'è una freccia, casomai questa qua la metto nella freccia che è corrispondente. Ora vi farò vedere. Andiamo a smontare la condizione. Un pochettino difficoltoso, questa qua è la fascetta. Ho messo così per vedere perché si vede meglio. Questa è la fascetta che noi andiamo a togliere. Sta vedendo, certo, ovviamente sporca. Sta vedendo? Questa è la fascetta di plastica. Ovviamente questi li vendono, però ancora è buona. Sta vedendo? Questa poi entra così e poi noi la stringiamo. Ora poi diamo una pulita. Ora la prima cosa che noi dobbiamo fare è andare all'interno. Mi sono avvicinato, potete vedere bene all'interno, e andare a fare pressione, ad abbassare e poi tirare verso noi, abbassare e tirare verso noi, che verrà fuori sia la connessione e sia la staffa e sia la, diciamo, la fascetta. Questa la togliamo ovviamente così, tenendo, è venuto fuori. Così, state vedendo? Questa qua, questa è la cosa che è venuta fuori. Questa è la molla, la fascetta che va all'interno. Ovviamente ora diamo una pulita. State vedendo? Un attimino che mi sposto. Allora, questa qua è la connessione, ovviamente è sporca perché non si può pulire così. Questa è la connessione.
come questa qua, tenendo come questa qua, e la connessione come questa che se potete vedere qua, è tutto usurato, ovviamente qua non tiene più il contatto con il vetro, non viene più sigillato, perciò perde. Certo, è un pochettino diversa, questa è connessione più, o quella originale, diciamo, è fatta bene, quella è una gomma, diciamo, è molto flessibile, però non lo so se ha molta resistenza, ma penso di sì. Ora vi farò vedere di dentro. State vedendo? Ora noi dobbiamo andare a pulire, diciamo, tutto qua. La connessione poi viene inserita qui sotto, dove c'è questa la vaschetta, diciamo, che poi di dentro c'è quello che gira, no? Questa resta fissa, che qui dentro va, qui dentro, un attimino che mi sposto, qui dentro, qui sotto va la connessione, il pezzo di connessione, quello che è uscita, questo qua, questo, tenendo questa qua. Va lì dentro e viene incastrata qui sotto, e poi di esterno andiamo a mettere, sempre all'interno andiamo a mettere, diciamo, la fascetta, quella che abbiamo estratto, la molla, diciamo. Va bene, andiamo ora a mettere a pulire, vado a pulire e poi faccio la montatura. Allora, prima di pulire vi voglio spiegare una cosa. Stai vedendo questa qua? Quando noi compriamo, qua si mette la, diciamo, ho messo il detersivo dei piatti, in modo che andrà bene. Questa qua viene inserita, questa qua, come si trova? Questa viene, questo pezzo viene inserita là dove vi ho fatto vedere io, nella vaschetta. E poi andiamo a farla entrare tutta quanta, e poi di qua ci mettiamo la fascetta, quella di molla che avete visto poco, questa qua all'interno, e questo viene incassato, e questo qua viene poi messo qui nello sportello. Allora poi vi farò vedere. Va bene, ora andrò a pulire, diciamo, la vaschetta dell'oblò, tolgo un po' di, diciamo, di spocco, e poi andiamo a montare la connessione. Andrò a mettere la connessione. Metto la telecamera quando meglio possibile. Ripeto, quando dovete cambiare, fatela così come la uscite, piano piano fate delle foto, segnate con il pennarello la posizione della guarnizione, i fori, insomma, fate un pochettino di attenzione come si deve smontare, si deve montare. Ripeto, ci sono lavatrici che hanno l'obbligo di mettere, hanno un segnale di mettere la guarnizione. Qui, come state vedendo, non c'è nessuna freccia e nessuna, niente, come sta a indicare, diciamo, alcuni hanno la freccia, come vi ho fatto vedere qua io, hanno la freccia, in modo che questa freccia che c'è qua, vedendo questa freccia che c'è qua, la dovete mettere nella freccia che c'è segnata. Siccome qua non c'è segnato niente, come vi ho detto poco fa, che io se volevo la potevo girare anche la condizione, e di quella di sopra ovviamente era un po' meglio di questa qua di sotto, no? Perciò ho dovuto cambiarla, anche perché la connessione, ripeto, è un pochettino vecchia e già, insomma, non tiene più per tante cose, perciò per quello che è costato, insomma, ovviamente la differenza si vede, guardate, la differenza si vede tra gomma e gomma, non è, certo, questa è originale e questa qua è una economica, diciamo, non è originale, diciamo, però la gomma mi sembra che è flessibile, però penso che sarà resistente. Va bene, ora ripeto, andiamo a lubrificare prima un pochettino qui dentro, qua, dove viene poi inserita, diciamo, all'interno, quello vi farò vedere. Va bene, andiamo a montare la guarnizione. Ripeto, qua non c'è un senso di obbligo di mettere la connessione. Io mi sono avvicinato quanto di più possibile, perché, come potete vedere, andiamo a inserire la connessione qui dentro, così. Ora, dove c'è il punto qui sotto, guardate, mi avvicino con la telecamera anche se si muove. Guarda, il punto qui sotto, tenendo, dopo ci vuole questa qua, la parte questa qua la dobbiamo incastrare qui sotto, che si sente anche quando si entra, si sente anche un rumore, e poi la entriamo tutta, questa qua la portiamo all'esterno e poi mettiamo la fascetta di molla. Va bene,
Ora piano piano cerchiamo di entrarla tutta a girare. Questa la mettiamo un pochettino fuori, di entrarla tutta a girare, tutta come si trova, tutta a girare così. Piano piano la dobbiamo entrare nella vaschetta dell'oblò, tutta a girare. Iniziamo sempre di sopra, di sotto, piano piano a girare. Ora io stacco perché poi vi farò vedere dopo, perché non vi faccio vedere la moto perché mi viene un pochettino male, sia anche per la telecamera che non mi posso avvicinare, sia anche per la luce. Ci vediamo ora appena la entro tutta quanta, così vi spiego meglio. Allora, dopo aver inserito la guarnizione, metto il filo di dentro così potete vedere meglio. È inserita piano piano, certo ci vuole un pochettino di forza, aiutandosi anche con un cucchiaio di legno, fare leva così e mano a mano con il dito entrarla così. Mi sono fatto forza anche con un cucchiaio di legno o un manico di coltello di plastica, insomma, in modo che non andiamo a tagliare, diciamo, una condizione. È entrata tutta con il sapone, come potete vedere qua, tutta girata. Certo ci vuole un pochettino di fatica, però è una soddisfazione che uno si mette la condizione da sé. Va bene, ora questa qua la vado a rientrare, questa condizione la vado a rientrare di dentro per mettere diciamo la fascetta a molla nella collezione, questa qua interna. Ora vi farò vedere. Allora, ora prendiamo questa qua e la mettiamo all'interno piano piano, per me che esce la collezione quella là così. Questa qua è tutta inserita di qui sotto, tenendo è tutta all'interno. Ora prendiamo la molla e dobbiamo metterla all'interno della fessura, diciamo, dove è entrata qui sotto. Ci vuole un pochettino ora anche di tempo, certo, viene un pochettino male a mettere la condizione perché deve proprio andare all'interno e qua è stretto. Allora, ora la metto perché è inutile che faccio il video, un pochettino dobbiamo mettere, diciamo, questa fascetta, diciamo, a molla nell'interno, diciamo, dove c'è l'alloggio della fascetta. Ora andrò a metterla, poi vi farò vedere. Tanto, e di metterla ci vuole un po' di tempo. Allora, una volta inserita la fascetta, viene un pochettino difficoltoso, come potete vedere. Questa qua è all'interno, viene un pochettino difficoltoso. Mi sono fatto aiutare da mia figlia perché era impossibile, diciamo, è stretto. Io volevo sfondare la struttura, purtroppo la struttura è un po' anche difficoltosa, bisogna sfondare, insomma, un po' di apparecchiatura, diciamo. E niente, piano piano ho messo la fascetta, piano piano, tenendo di qua finché quando è entrato. Ora l'ho alloggiata, diciamo, nella cavatura, diciamo, dove c'è la correzione. Ora andiamo a uscire questa qua, vedendo? Ora questa qua noi la dobbiamo entrare così, qua, questo qua, la connessione qua. Ogni lavatrice c'è, ripeto, il suo alloggiamento. Allora mettiamo la connessione bene qui dentro, la incastriamo. Ho staccato un pochettino perché mi veniva male che c'era la telecamera che è vicino, non mi potevo avvicinare. Ora l'ho rientrata tutta, state vedendo, tutta qua, è una scavatura. Prendiamo la fascetta, ossia di questa di plastica, ossia quella che avete di rigida con la molla, insomma, bisogna vedere che vuole. La mettiamo così, andiamo a chiudere qua, così. Andiamo a stringere la fascetta qui sotto di plastica, questa qua, guardatemi avvicino, questa qua, vedete la fascetta vuota. Ovviamente, ripeto, ogni lavatrice ha la sua fascetta. Andiamo a stringere così. Vedo già si è stretta, sto tenendo, ora la stringo un pochettino di più. Il lavoro è fatto della correzione, ho messo la fascetta, ora la stringo un pochettino di più, meglio, tenendo tutta perfetta. Questa è andata qui
com'era qua, questa bombatura era qua, l'ho messa qua di nuovo, l'ho messa qua, la guarnizione di dentro tutto perfetta, guardate, tutto perfetto, l'allungamento, i fori, ovviamente ripeto, i fori possono essere solamente di sotto perché dove e poi scende l'acqua nel cestello e gli altri saranno chiusi, ma siccome questa qua è tutta aperta, sono tutti aperti i fori, perciò la potevo mettere come volevo. Ripeto, alcune guarnizioni, alcune lavatrici hanno l'obbligo di metterla dove c'è una freccia, sia nella guarnizione come avete visto prima, e di metterla ugualmente, perché il problema è sia possono avere diciamo delle entrate sia per sbocco dell'aria o dell'acqua, sia anche per cioè, sono anche quelle che hanno la luce di dentro. Insomma, queste qua è obbligatorio mettere così. A volte anche per i fori, che ci sono solamente dei fori dove sono solamente qua e gli altri sono chiusi. Per questo motivo anche c'è una posizione di mettere la connessione. Va bene, io non voglio prolungare più il video, se ce n'è di parlare dei lavori della lavatrice, però se uno ha la capacità, ripeto, di fare questi lavori, pazienza, si deve fare. Io 15,50 euro. Ho risolto il problema, ho comprato la condizione e ho messa qua. Ovviamente se chiamate un tecnico, se non avete la capacità, vi costerà di più. Va bene, io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il Giardino e Pietro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e una buona giornata.